misuriamo sostanzialmente i chip. Tutto il caso, diciamo, dei semiconduttori ha bisogno della nostra probe card per la misura, quindi ogni chip deve essere testato singolarmente per la quantità. Cioè voi state, fate i test di tutti i chip, siete tutti i chip competitivi con chi a livello europeo? Europeo, c'è una piccola azienda tedesca, ma sostanzialmente siamo tre. Numero uno in Europa? Siamo in Europa numero uno, siamo il numero 5 al mondo? Siamo il terzo produttore mondiale al mondo. Chi avete avuto? Abbiamo un americano, un giapponese al secondo posto, e noi italiani al e terzo poi posto. Tedeschi dietro. Tedeschi sono al decimo posto. Soddisfazione. Non perché non ci siamo svegliati intorno. Perché... ragazzi, evitiamo di... questa non la scriva. bello. Quindi questo è un settore che ha uno sviluppo comunque... è un settore ragionevolmente molto tecnologico, è un settore diciamo, dove la tecnologia, l'innovazione è fondamentale. Sostanzialmente più che vendere prodotti noi vendiamo ricerca, sviluppo e innovazione. Questo è